A Saluteccio, in nuova fitta si gioca le ultime speranze di vittoria del campionato. Molto dipenderà dai rivali del Morciano, ma occorre mantenere la testa alta e badare a preservare la seconda posizione, vantaggio non da poco in vista dei playoff. Achille Fabbri tiene a rapporto i suoi già prima della gara, poi al pronte via, fatti gli onori di casa alla formazione dell'Alta Valconca, i giallorossi partono con i piedi sull'acceleratore. Al quarto Semprini deve intervenire in tuffo su questo insidioso tiro da fuori area ad opera di Cavalli. La risposta di Nova Feltia non tarda ad arrivare, Farra Begoli innesca Cupi che si vola sulla sua corsia preferenziale. Il suo tiro viene sventato dall'ottimo Bornacci, ma il preludio al gol dal corner di Fraboni, Mamutai trova il tiro della domenica dalla distanza che Bornacci devia sulla traversa. Ben appostato si trova Tommaso Raffaelli che deposita quel pallone che chiede di essere infilato in fondo al sacco. Poi la gioia giallo-blu che avviene proprio quando il Morciano sta perdendo in casa con il Verrucchio per una rete a zero. Sulle ali dell'entusiasmo i giallo-blu ospiti vanno vicini al raddoppio. Al 33esimo Cupi triangola con Raffaelli, bravo a restituirgli di tacco la palla, il tiro dall'esterno è fuori di un nulla. Al 44esimo la doccia fredda del pareggio locale, Antonietti sulla destra recupera la palla e serve Saglioni, il cross trova l'inserimento vincente di Ricciatti che da due passi buca la retroguardia novafeltrese ristabilendo la parità in campo. Stesso risultato che chiude la prima frazione a Morciano, segno dell'X in vigore, ma inizio riprese Nuova Feltia torna in vantaggio al 50esimo con Fraboni che sfrutta una percussione di Baldinini sulla sinistra, da dentro l'area il numero 10 trova il pertugio giusto per liberare finalmente la propria gioia con i tifosi giunti a seguito. Ma il Nuova Feltia rimane lì con la testa, Raffaelli lanciata a rete viene spinto in alto da Orti Baldi, l'arbitro lascia proseguire, ci sarebbero gli estremi forse per un penalty. Poi la volta di Paolo Gori, tra i migliori in campo, diagonale a lato. La squadra di Fabbri chiude il conto al 61esimo con un Eurogol di Cupi, bravo a stoppare un lancio di Farabegoli e a infilarsi nella di rigore trovando addirittura di piatto l'incrocio dei pali, davvero un gran bel gol. Anche lui si siede a terra guardando i tifosi, quasi a dire grazie e scusate il ritardo. Al festival del gol cerca di partecipare anche Baldinini, qui tentativo al 66esimo è fermato da Bornacci proprio sulla linea di porta. Dopo che una respinta corta dei compagni e la stessa sua uscita stava per terminare con un regalo agli ospiti. Nel contempo arriva da Morciano la notizia del gol di Rotondi che fissa il risultato sul 3-2 a favore dei biancorossi di Amadori a spese del Verrucchio, spezzando così il sogno di vittoria del campionato dei pur bravi ragazzi di Fabbri. I giallorossi allora provano a colpire con l'asse Pazzaglini-Pasini, ma nulla di fatto. Nel finale invece il neoentrato Stefanelli appoggia per Gori, tiro alto. Almeno qui con il tramonto del sole le speranze promozione diretta del Nova Feltia, ma la speranza rimane accesa e come per il treno playoff.